Iscriviti al canale per un divertimento senza fine! Lady? Buongiorno ragazze! Ah, buongiorno! Buongiorno! Stanotte ha dormito proprio come... Ma che ti prende, Lulu? Che cosa? Sta dicendo che Lady è scomparsa! E che non è in camera sua! Ah, avrà ricominciato a fare la sonnambula! Dobbiamo trovarla! Avete sentito? Un leone! È un leone! Secondo me si è mangiato Lady! Non è un leone! È Lady! È sull'albero! Dai, svegliati, Lady! E voi che ci fate là sotto? No! Che ci fai tu là sopra? Oh no! Fatemi scendere! Non ho tempo per giocare, adesso ho da fare! Lo so, scuotiamo l'albero! Non sono una mela! Potremmo abbatterlo! E come? Lo prendiamo a morsi! Sì! Non scenderà mai. Non preoccuparti, Nala, mi è venuta un'idea. L'ho visto fare in un circo. Salta, Lady. Sì, l'ho visto anch'io. È infallibile. Devi passare nel cerchio e atterrare qui. Salta. No, ma state scherzando. Sono troppo piccola. Non ce la faccio. Dovrò vivere qui per tutta la vita. Siete le migliori del mondo. Cosa stavi cercando di dirmi? Scusa se non ti sono stata a sentire. Ci tocca a me. Ehi, attenta. Ciao cane, che ti è successo? Non stai bene? Sì, sto male, sto tanto male. Quelli bianchi non vanno bene. Mi fanno fare le puzzette. Qualcos'altro. Scusa, ma non ti sentivi male? Guarda. Oh no! E dato che sto male, posso chiedere quello che voglio. Oh no! Non mi sento per niente bene. Oh! Oh, neanche io! Cane sta male. E le portano tutto quello che vuole. Oh, ora stiamo male anche noi. Viola!
Eh? Io ho tanta fame! Voglio un delfino e una scimmietta! Ma dove è finita? Ragazze, forse abbiamo veramente esagerato. Ora stanno male veramente. Scusa tanto, Cutie. Dobbiamo prenderci cura di loro. Sì! Wow! Chiedeteci quello che volete. Ah? Micione! 4! 5! 6! 7! 8! 9! Guardate il mio nuovo tablet! Ci sono tantissimi gattini! Fammi vedere! Che carino! Che dolce! Un altro gattino! Quanti sono? Ragazze, andiamo a giocare? Sì, andiamo! Possiamo ballare! O nasconderci! Tu non vieni a giocare? Sì, vengo. Dai, Katie, lascia quel tablet, per favore. Guarda, ce n'è uno nuovo, un altro gattino. Arrivo. Un altro, un altro. Yeah! Yeah! Che se ce ne andassimo via tutte, non se ne accorgerebbe nemmeno. Ne sei convinta? Ora vedrai. Le mie amiche se ne sono andate. Mi mancano tanto! Magic Tears! Ciao, Katie! Ci manchi tantissimo! E ti chiediamo di tornare subito a giocare con noi! Clio! Ah?
sapete che giorno è oggi? Martedì? No, mercoledì! No, ti sbagli, è martedì! Mercoledì! Non ci posso credere! Adesso vado da Nala. Lei si ricorda di sicuro che oggi è il mio compleanno. Mi fai gli auguri per il mio compleanno? Te lo ricordi, ne ero sicura! Cosa hai detto? Sto ascoltando la musica, a più tardi! Oh. Che fine avevi fatto? Ti sei comportata come se non esistessi! Fate tutte così! È il mio compleanno e non gliene importa niente a nessuno! E che faccio adesso? Devo festeggiare da sola! Non è divertente! È il giorno più brutto della mia vita! Sorpresa! Cry babies, magic tears. Mille avventure in un mondo magico.
prenditi cura di Tiki. Sta tranquilla, starai benissimo. Anche tu mi mancherai tanto. Buongiorno, Dottie è in casa? Sto facendo il bagno. Allora ti lascio Tiki e anche la valigia. Divertitevi. Ok. Oh, quasi dimenticavo. Non darle cioccolata, neanche un pezzettino. È molto importante. Mi hai sentito? Sì, sì, la cioccolata è molto importante. Sono proprio felice di averti qui, Tiki. Ti va di giocare? E dopo facciamo il bagnetto con tantissime bollicine. Ma prima... la cosa più importante, come promesso a Nala, la cioccolata! Che ti prende? Guarda che la devi mangiare! Ok, ora basta! Ehi! Che sta facendo? Ferma! Vieni qui, adesso! Ma che stai facendo? Smettila! Il ciuccio d'oro no! No! Ma questo è il ciuccio d'oro! Appartiene ad Occhi! Scendi subito da lì! Scendi! Fai provare a me! Vieni qui, tesoro! Vieni da Lala! Ai! Sono tornata! Oh no! Mi hai dato la cioccolata! Ma tu mi avevi detto che era importante! Intendevo esattamente il contrario! Presto, la marmellata! È l'unica cosa che la fa calmare! Non ha funzionato! Mi hai dato troppa cioccolata! Scusami tanto, non avevo capito proprio niente! Adesso resterà così per sempre! Ma no, non resterà così per sempre! Guardate! Tiki! Ordine. Buongiorno, volete una fetta di torta? No! Ti rendi conto? Vi togliete dai piedi, ragazze? Ok, ce ne andiamo subito. Non fate rumore mentre Nala suona. E non rompete niente. Attenta! Tranquilla, sistemo tutto io. Mi dispiace. Siamo troppo maldestre. Per colpa nostra le piccoline non potranno assistere al concerto. Eh? Oh. Ho avuto un'idea. Il concerto si farà lo stesso. Ci perdonate? Yeah! Sì! Sì!
invece, Nala, anche tu ci perdoni? Ma certo! In fondo è soltanto un organo. Per me la cosa più importante siete voi, le mie vere amiche. Magic Beers! Fantastico! Ciao Nala, hai visto? Connie sta distribuendo gli inviti per il suo spettacolo. Ma questo è di Lea? Oh no, fanno tutte e due lo spettacolo oggi. E alla stessa ora. Quale andiamo a vedere dei due? Ehi! Oh? Connie, quanto sei carina oggi! Grazie, stai bene anche tu! Tieni, questo è l'invito per il mio spettacolo! Oh no, abbiamo avuto la stessa idea! Il mio spettacolo è oggi pomeriggio alle 3. Anche il mio! Oh no, come facciamo adesso? Non c'è problema, posso spostare il mio spettacolo scegliendo un'altra data. Ma figurati, la cambio io! Ok, allora la sposti tu! Ah sì? E perché dovrei farlo io e non tu? Perché l'hai proposto tu! Sì, ma puoi cambiarla anche tu! Fallo tu! No, tu! 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 Basta, sai una cosa? Facciamo decidere alle ragazze! Beh, allora preparati perché il mio spettacolo è bellissimo e vorranno sicuramente venire tutte al mio! Questo è da vedere! Ferma, vieni qui! Guardatemi! No, guardate me! Ammettilo, sei invidiosa perché sai benissimo che sono molto più brava di te. Guarda e impara. No, tu guarda e impara. Eh? Troppo facile, perché non provi ad aggiungerne un'altra? Oh? Vediamo come te la cavi tu invece. Prendi questa. Più veloce, così mi annoio. Lo so fare anche con gli occhi chiusi. Guarda me, con la piroetta. Oh. Più in alto. Wow, è incredibile. Ma come fanno? Insieme siete imbattibili. Sì, siamo imbattibili. Salvare. Entra nella vasca con un ombrello e fai tanti giri su te stessa. Corri! E tu cosa fai? Tu mettiti in salvo, io penso a distrarlo. Grazie, sei proprio una vera amica. Nanna, nanna, ci sei cascata! Non mi guardare in quel modo, Spot! Era solo uno scherzo! Ah!
affatto dotti, non è affatto bello. Le piace fare gli scherzi. Beh, a me non fa ridere. Allora ragazze, che cosa facciamo? Perché non le facciamo uno scherzetto anche noi? Dotti, non ci crederei mai! Aspetta, fammi indovinare. È scappato un drago? Dico sul serio, è vero! Sì, come no. E magari sa anche volare. Vuoi venire con me? Ti faccio vedere come ha rotto la gabbia. E poi è scappato via. Dai, andiamo! Guarda, ci credi o no adesso? Eccolo, guarda! No, ci mangerà! Che cosa facciamo adesso? Vai nella vasca! Ah! Ma quello era uno scherzo! Magari funziona lo stesso! Sbrigati! Vi siete vendicate! Brave! Pigiamino. Grazie, molto comodo. Chi vuole un palloncino? Ehi, non avevamo deciso di prendere le farfalle oggi? Oggi gonfiamo i palloncini. È più divertente. Prendine uno, sta bene con il tuo pigiama nuovo. Ah, te ne sei accorta? Certo, anche Connie e Nala hanno cambiato pigiamino per la prima volta. Quella là se non ti sembra, Lisa? Cosa? Lisa! Non ti muovere, ti faccio scendere io! Mi raccomando, non aprire la bocca, altrimenti voli via! Mi hai sentito? Povera Lisa, dobbiamo fare subito qualcosa! Lo so io, comincia a muovere le braccia, come se dovessi nuotare nella nostra direzione! Oh no! Continua a salire! Presto, andiamo! E se provassimo a farle afferrare qualcosa di molto pesante per aiutarla a scendere? Andiamo a casa mia! Questo baule è pesantissimo! Aggrappati forte, così riesci a scendere! Che state facendo? Ferme! Oh, se quel baule le cade addosso, la schiaccia! Sì, avete ragione! No! Attente! Fermati, Lisa! Via, non tornerà mai più! Dobbiamo fare subito qualcosa o cadrà a terra! Il retino per le farfalle, possiamo usarlo per prenderla! Che state facendo? Niente, ci annoiamo.
Sì, ci annoiamo! Yeah! Ciao, Crystal! Ehi, ciao! Vi annoiate? Sì, da morire! Volete sentire l'idea migliore del mondo? Sì, che idea! Sono venuto per invitarvi nel mio parco divertimenti! È un posto solamente per noi! Tu avresti un parco dei divertimenti? Sì, è tutto mio! Certo, come no? Invece io ho un palazzo! Ah, se non ci credi puoi restare qui, se preferisci! Noi ci andiamo! Sì, ci andiamo! Viva Crystal! No, aspettate, vengo con voi! Oh, accidenti! C'è tantissima neve! Qui prima c'era un sentiero! Da questa parte, credo! Manca ancora tanto! È da un secolo che camminiamo! È vero! Hai detto che eravamo quasi arrivate! Tranquilla, deve essere per forza qui! Ci sono state tantissime volte! Beh, io non vedo proprio niente, mi scappa anche la pipì! Lady, ti lamenti sempre, così non ci aiuti molto! Non lo so, è per forza di qua! Ma quel segnale l'abbiamo già visto prima! È vero! Di qua ci siamo già passate! Ma deve essere qui! Ha nevicato tanto! Ma c'era un sentiero! Ora salgo su questa collina. Da lassù lo vedrò. Oh! Ve l'avevo detto, non c'è nessun parco. Secondo me, ragazze, Crystal se lo è sognato. Crystal, ci hai fatto venire qui a perdere tempo. Noi ce ne andiamo. Te lo giuro, era qui. Non dico bugie. Oh? Scusa se non ti ho creduto, Crystal. Yeah! Pensi che riuscirai a perdonarmi? Lady Diaz! Wow! Wow! Sì! È bellissimo! Sì! Adoro la vigilia di Natale. Voi cosa preferite? A me piace l'albero. A me piacciono gli addobbi. A me piacciono i regali. Ma qui dentro non c'è niente. Non c'è l'albero, non ci sono gli addobbi. Ci hai detto che avevi tutte le cose che ci servivano. Il fatto è che non ti accontenti mai di niente. Qui dentro ci sono un sacco di cose. Ecco, guarda, tada! Eh? Che ci facciamo con un torsolo di mela? Ciao, ragazze! Rudy! Vi ho portato l'albero! In questa scatola c'è tutto. Allora, cosa state aspettando? Un vaso? Una pala? Un annaffiatoio! E tre semi? Ma che ci faccio con una pala? Io voglio l'albero di Natale! L'albero ce l'hai! Basta lavorare in squadra! Nala, aiuta Lala a mettere la terra in quel vaso! Voi invece, piantate i semi e vedrete! Non succede proprio niente! Dov'è l'albero? Una di noi ha sbagliato qualcosa! Secondo me sei stata tu! No, tu! 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 Oh, ma certo, l'annaffiatoio! Oh? Oh? È colpa dell'annaffiatoio! Non funziona! È rotto! Non funziona! Hai ragione! Lady Diaz!
al grande trofeo! Presto, ragazze! Prego, ognuno al suo posto! Abracadabra! Hocus pocus! Spostatevi, ragazze, tocca a me! Nala, non passare avanti! È il momento di Dotti adesso! Non è un problema, davvero! Per me è uguale! La grande gara comincia! Prima vi presento la nostra prestigiosa giuria, la simpatica Katie, l'implacabile Fancy e Lady. Oh, oh, dorme sempre. Avanti la prima concorrente. Eccomi. No, tocca a Dotti. È lo stesso. Può andare Nala se vuole. Vai pure, tocca a te se vuoi. Se permetti, vado io. No, io! Scusate, ragazze, mi dispiace, è il mio momento. Ehi, ehi, non tocca a te! Te l'ho già detto! Attenzione, perché non avete mai sentito niente di simile. Oh! In vita vostra. Mai sentito niente così prima d'ora? No, aspetta, ne so un'altra. La prossima! Vai tu adesso. Grazie, Dotti. Chissà se torna. Lo spettacolo continua. La prossima concorrente! Lascia, lascia, passo io! Ma Connie, non sei tu la prossima! Ta-da! Davvero emozionante! Piccanti? In questa edizione abbiamo proprio di tutto! Sentite che musica, oh! La seguente, prego! Magia, qui serve un po' di magia! Abracadabra! E adesso la palla sparirà! Oh? Abracadabra! È tornata Lea! Oh! Ho tutto sotto controllo! Ah! E ora... Adesso l'ultima... Chi vuole, no, dolcetti? No, per favore, adesso via. Ci riprovo. È fantastico. Non si arrendono. Non ne posso più, adesso basta. C'è qualche altra concorrente? Bene, se non c'è nessun altro... Super annaffiatoio! Evviva!
Oh no, ancora non c'è niente. Non vedo l'ora che arrivi. Doveva essere già qui ora. Vedrai, sarà una cosa eccezionale. Sì. Eccolo, eccolo. Finalmente è arrivato. Che bello, sono emozionatissima. Cosa succede? Cosa succede? Guarda, robot 3000 più. Supera annaffiatoio. Wow! È proprio bello, sai? E mi aiuterà ad annaffiare bene l'orto. Ma è fantastico! Wow! Oh! Cosa saranno questi disegni? Fa vedere. Sembrano le spiegazioni. Ma io non ci capisco proprio niente. Neanche io. Sono sicura che Nala e Lea ci possono aiutare. Andiamo da loro. Tieni, portalo con te. Io mi fermo con Lady. Non toccarlo. Mi raccomando. Va bene, va bene. Oh? Oh? Ai! Au! 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 Oh oh! Ho rotto il super annaffiatoio di Katie! Oh no! Se lo lascio così, non sembra che sia rotto. Guarda che ha fatto! Il mio annaffiatoio, chi è stato? Cone, sei stata tu! Veramente io l'ho solo sfiorato. Non mi sono accorta di niente. Mi dispiace tanto, Katie, davvero, davvero tanto. Bene, allora dovrai... Attenzione! Aiuto! L'annaffiatoio è diventato pazzo! Ah! Indietro! Che bello! Ho trovato il ciuccio d'oro! Ai! Ho il ciuccio d'oro! Qualcuno lo fermi! Oh, il mio fiocco! Sta rovinando il ciuccio d'oro! Cosa? Scusami, Katie. Non volevo, Connie. Non so perché ho mentito. Mi dispiace. Scusa. Potevi dirmelo subito. Non mi arrabbiavo. Sì, e poi sei stata coraggiosa. Se l'hai fatto senza volerlo. Hai salvato tutti quanti. E hai fatto un salto incredibile. Allora non siete arrabbiate? Ma certo che no. È solo un annaffiatoio. O meglio, il 3000 più. Oh, che bello! Che meraviglia! Wow! È bellissimo, guardate là! Wow, guardate! Sai una cosa? Non è rotto. È che ho ordinato il robot fontana. E non l'annaffiatoio. La prossima volta devo stare più attenta, sai? Ehi, ragazze! E io prometto che non toccherò più i pulsanti. Guardate l'orto più bello del mondo! Bacchetta magica. Uno, due,
3, 4, 5. Chi è fuori, chi è dentro. Non ti vedo, Lisa. Dove sei andata? Da questa parte no, qua neppure. Eccoti! Vieni, Lisa, ti ho trovato. Devi fermarti. Non vale nascondersi di nuovo. Lisa, dove sei? Lisa? Oh! Che meraviglia! Ah! Eh? Ma cos'è questo? Mondo fantastico! Ah, non si apre! Ah, Lisa! Oh! Guarda cosa c'è! Una bacchetta! È così! Una bacchetta magica! Migliore della mia! Eh? Lisa? Cosa ti è successo? Wow! È proprio magica! Andiamo a provarla! Vuoi che dividiamo? Va bene, metà tu, metà io! Ma ti sei mangiata la mia fetta? No, non è vero, sei stata tu! Dici una bugia, rivoglio la mia torta! Non sono una bugiarda! Shh. Ho vinto! Impossibile! Quel pezzo non era lì prima! Tu imbrogli! Tu imbrogliona a me! A me! Non gioco più! Bene, prendila! Dai, un'altra volta! Veramente carino, Spot! Guarda cosa hai combinato! Guarda! Lo sapevo! Adesso è tutto molto chiaro! Sei stata tu! Per colpa tua non l'ho assaggiato! Mi dispiace, non pensavo vi arrabbiaste! Sapete che è divertente? Per te, forse! Ma perché? Se perdi, tu sei contenta? Per caso? E se ti sporchi di torta, io me ne vado! Per favore, tornate indietro! Era solo un gioco! Ho una bacchetta magica, guardate! Ah, ci sono! Lascia fare a me! Dispiace molto esserci arrabbiate, perché tu sei la nostra amica. La torta gigante! Sì, sacchi enormi! Che belli! Grazie, Lala. Questo sì che è forte. E poi vedrete quello che posso fare con la mia bacchetta. Oh? Ma era qui poco fa. E Lisa? Qualcuno ha visto Lisa? Lisa! Costellazione segreta, parte 1.
fai, Wendy? Sto cercando una costellazione a forma di stella blu. Se vuoi vengo là. Posso aiutarti? Certo, sali, dai! A destra si vede la costellazione dell'arcobaleno. Bello! Quanti colori! A sinistra c'è la nebulosa gravitazionale gelato. Gravita cosa? Beh, non importa. Ehi, ma vedo la luna! Però non vedo la costellazione della stella blu. Lo so, neanche io. Questa costellazione è l'unica che mi rimane da disegnare. È così lontana che non si vede. Ah. Buonanotte, Missy. Vado, ci riprovo domani. Cosa succede? Oh, aspetta, fammela una da questa parte. Te l'ho già fatta così. Ciao. Eh? Sapete per caso da dove viene questo rumore? Sì, è Missy. Ha un'altra delle sue meravigliose idee. Missy, Missy, stai facendo troppo chiasso. E io, così, non riesco a dormire. Buongiorno, Wendy. Prendimi il martello, per favore. Bene, adesso passamelo, forza. Fatto. Ho passato tutta la notte a lavorare alla tua nave spaziale. Adesso riuscirai ad arrivare alla tua ultima costellazione e potremo organizzare dei viaggi nello spazio per tutti. Beh, forse c'è ancora bisogno di qualche ritocco. Missy, non sembra che funzioni tutta alla perfezione. Ma sei comunque una grande amica. Non ha certamente bisogno di nessun ritocco, è perfetta. Andiamo a vedere. Sì! 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 C'è anche il libretto delle istruzioni. Fammi una foto qui. Adesso qui. Spaziale, sta per decollare! Wendy, no! Che cosa state facendo qui? Non lo so, ho toccato qualcosa senza volerlo! Calma ragazze, non piangete! E adesso tutti fuori! Sono un genio! Missy, cos'è quello? Wendy, Lena, Lady e Lulu sono andate nello spazio! Accidenti! Ma come faranno a tornare? Tornare? Oh, beh! Tornare! Hai ragione! Come faranno a tornare indietro? Che paura, eh? Meno male che non è decollata! Stavamo per finire nello spazio! Fuori è quasi buio! Il giorno è davvero volato! Lena, no! Non è notte, lo sai? Siamo nello spazio! La costellazione segreta, parte 2. Eh? Perché piangete? Wendy, Lena, Lady e Lulu sono andate nello spazio! Su una navicella! E non sappiamo come farle tornare! Io volevo solo che Wendy vedesse la sua costellazione della stella blu! Quello è il manuale delle istruzioni. Dobbiamo leggerlo. Probabilmente c'è scritto come far scendere la navicella.
Ma come li avvisiamo? Se loro sono là e noi qua? Sono sicura che uno di questi bottoni ci riporta a casa. Sì, ma qual è? Scommetto che Missy lo sa. Siamo nel bel mezzo dello spazio. Ehi! Aia! Ma certo, il Crycell! Kitty ha un tablet, vero? Possiamo chiamarla! Sono Lena, Wendy e Lady! Sono qui sul tablet! Fantastico! Yeah! Ciao! Che bello vedervi! Tranquille, ti faremo scendere! Come? La navicella è tua! Noi non siamo capaci! Ok, con calma! La navicella ha dei pulsanti colorati. Per atterrare vanno premuti in combinazione. È molto importante farlo allo stesso tempo. State attente perché avete solo 3 tentativi prima di rimanere senza il potere delle Magic Tears. La combinazione è rosso-rosso-blu, verde-rosso-verde, blu-giallo. Va bene, ho capito. Io premo rosso, rosso e blu. Lena preme verde, rosso e verde. Ok. E Lady preme il blu e il giallo. Siete pronte? Pronte per cosa? Via! No, Lulu! Primo tentativo fallito. Chi ha sbagliato? Io no. Lulu, è colpa tua! Non preoccupatevi, avete ancora 2 possibilità. Forza, questa volta non dobbiamo sbagliare. Ora! Ma dov'è? Non trovo il bottone giallo! Secondo tentativo fallito. Mi sento male, mi gira la testa. Oh no, hanno l'ultima opportunità. L'ho trovato, eccolo. Il pulsante giallo è sul pavimento. No, si è spento il tablet. Ho passato la mattinata intera a vedere come piantare le cipolle. Mi senti, Missy? Io non riesco a sentirti. Dov'è il pulsante? Oh no, abbiamo perso il contatto. Non possiamo più comunicare. Cosa dici, Lulu? Cosa? Il pavimento è un enorme bottone giallo. Ok, pronti? Insieme ce la possiamo fare. 1, 2, 3. Non torneranno mai più. Avervi di nuovo qui. Ma cos'hai, Wendy? Ero vicinissima alla costellazione della stella blu, ma non sono riuscita a vederla. Lulu, che cos'hai lì? Ehi! Wendy, Wendy! Guarda le mie foto! Le ha fatte Lulu mentre eravamo là. Non posso crederci, la costellazione della stella blu. D'ora in poi questa costellazione sarà conosciuta come la costellazione di Lulu. Sì, wow, che bello! Impressionante! Guarda, le stelle cadenti! Guarda, Lulu, la tua costellazione! Io adoro le bolle! Sarebbe fantastico giocare con bolle così grandi che quando scoppiano ti piovono addosso. E immagina se fossero così resistenti da salirci come sul pony. Oh, e invece queste sono così piccole che non riusciamo neanche a prenderle.
Ha trovato la soluzione. Potremmo inventare la bolla perfetta. La scienza delle bolle è molto complicata, ma con questa formula riusciremo ad ottenere quello che vogliamo. Allora, avremo bisogno di acqua, sapone e la Super Bolle 3000 più. Macchina speciale per bolle. Che invenzione! Fantastica. Eccezionale! E il colore è meraviglioso. Prima prepariamo il liquido per le bolle. Voglio aggiungere un po' di vernice, così possiamo fare delle bolle colorate. Io ci aggiungo un po' di profumo, così avranno un buon odore. Io ci metto un po' di torta alle fragole, così saranno dolcissime. No! Beh, le bolle non si mangiano. No, no, non ci aggiungete altro. Dobbiamo seguire la ricetta. Ecco fatto, il liquido è pronto. Adesso soffiamo tutte insieme. Eh? Lady, ho detto tutte insieme. Oh, ok, sei un po' autoritaria. Forza, allora. Siete pronte? Allora, uno, due e tre. Soffiate, soffiate più forte, fino a rimanere senza fiato. Cuccioli, pronti? Queste bolle sono grandi, ma si rompono subito. Non sono perfette. So cosa è successo. Dobbiamo aggiungere un po' di sapone. Sì! Più sapone, più sapone, più sapone, più sapone. Temo sia troppo. Il sapone non è mai troppo. Nessuno si muova dal suo posto. Qui è molto pericoloso. Avete aggiunto moltissimo sapone e non sappiamo cosa succederà. Cosa fate qui? Tornate dove eravate. Ehi, guardate. Oh! Cosa dite? Ah! Aiuto! Questa bolla è indistruttibile. Avete esagerato con il sapone. Vi avevo detto di seguire la ricetta. Voi pensate che sia tutto un gioco, invece guardate qua. Ma certo, un gioco! Vi ricordate quando scoppiavamo le bolle piccole? Eh? A giocare! A giocare! No! Sì, sì! Resistete! Adesso vi tiriamo fuori di qui! Mi gira la testa! Prendi, Lady! È troppo grande! È lei che prende me! Evviva! Finalmente! Siamo tutte libere! Sono stata un po' scontrosa, però alla fine abbiamo fatto una bolla gigantesca! Sì, anche se in effetti abbiamo esagerato un po'. Guardate che colori! Wow! Wow! Sì! È meravigliosa! È enorme! Questa sì che è la bolla perfetta! Wow. Sì, 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 sì! Cry babies, cry babies, magic tears! Mille avventure in un mondo magico scoprirai! Scoperta di un nuovo mondo. Oh. Oh. Ah. Guarda! Ah. L'ho quasi preso questa volta. Sì, sì, quasi preso. Oh, Gigi e il mega lancio. Prendi. Ah. Non ridere. Non è colpa mia. Adesso vedi. Chi sarà?
Ha un bel costume. E ha anche la corona. Non toccatela! È una fantasy! Una cosa? Sì, l'ho letto su un fumetto! E adesso so tutto sulla montagna fantasy! Forse tu sei un po' fantasy! Oh? Poverina, dai, forza! Portiamola a casa mia! Però adesso basta. Devi accettarlo. Non puoi volare. Ehi, sto imparando. Ma quello che so fare molto bene è fermare il tempo. Ah, fermare il tempo? Che potere! Questo è un potere. È buonissimo. Andiamo, dobbiamo trovare Feli. Ciao. Fate un po' di spazio. Ma dove mi trovo? Nella valle. E tu chi sei? Io sono Feli. Bene, ma tu? Da dove vieni? Dalla montagna fantasy. Dal portale. Oh, mamma, deve essere stato il colpo alla testa. Non sta bene per niente. No, no, fermati. È una fantasy. Quindi, tu hai poteri? Puoi volare? O scomparire? C'è uno scivolo sulle nuvole? Eccola qua. Oh, tranquilla. Forza, andiamo. Oh, wow. No, aspetta, Feli, come si fa ad andare sulla montagna? Attraverso il portale. Cerca un cuore alato. Non sempre sarà facile vederlo. Batti le mani 3 volte. Porta le mani alla testa. Poi alla vita, salta in avanti, salta indietro. Più ti muoverai e prima si aprirà. Poi grida. Un passo qua, un passo là e il portale fantasy si aprirà. Oh, era vero! Allora mi credete adesso? Andiamo tutti alla montagna fantasy! Ma come facciamo a trovare il portale? Eh? Arrivo subito! Devo andare a prendere le mie cose. Portale fantasy si aprirà! Sì, che bello! Sì, che bello! Gigi aveva ragione! C'è uno scivolo di nuvole! Oh, guardate! Guarda il fiocco! Oh, è di diamanti! Benvenuti! Abbiamo ospiti! Oh, è invisibile! Yuhuu! Oh, sa volare! Grazie per avermi aiutato! Fantasy Magic Tears! Prendi! Avete
avete visto che piroette? Quello che abbiamo visto è che voli come una matta. Tutti i giorni la stessa cosa. Devi essere più tranquilla. Stavo per rimanere senza il mio fiore. E io senza la trombetta. E io invece mi stresso. Pensavo che vi piacesse come volavo. Ma vi creo solo problemi. Sono proprio una frana. Va bene, non volo mai più. Così non darò fastidio a nessuno. Senza volare, l'aria si fermerà. E sulla montagna fantasy nulla si muoverà. Prendimi! Oh, Jenna, guardami! Lasci i marshmallow nel forno. Me li puoi controllare, per favore? Torno prestissimo. Va bene. Se senti un rumore, scendi volando e spegni il forno, d'accordo? Sì, sì. Ho dimenticato la trombetta. Me la porti al volo, per favore? No, non volando. Puoi portarli a casa mia? Prendi! È vernice per i pennelli magici. Devo andare al lago. Grazie. Vuoi assaggiare? Sono gusti nuovi. Vuoi? Va bene. Cosa dovevo fare? Ah sì, la trombetta. Ah! Oh no, la vernice di Rosy. I pennelli magici stanno usando il gelato. Cosa combino? Sulla vetta c'è un dono che ti aspetta. È per me. Non ti rendi conto? Non avevi mai smesso di volare. E quando l'hai fatto, tutte le cose si sono fermate. I tuoi voli muovono il mondo. Devi tornare a volare. Ma quando volo causo problemi. E io non voglio disturbare. Non volerò. Non si tratta di questo. Volare fa parte della tua natura. Devi solo stare un pochino più attenta. E basta. Allora, volala! Torno subito. Fidatevi. Sì! Oh, la trombetta! Grazie, Jenna, è stato incredibile. Continuerò a volare. Mi serve un bel riposo. Il mistero del ciuccio incantato. Oh, Spot!
Ti ho detto che i cani buoni non abbaiano di notte. Oh! Cosa vedono i miei occhi? Sarà la mia immaginazione? È vero! Non avete idea di quello che mi è successo stanotte! Ero così spaventata che non ho chiuso occhio! Ma scusa, i ciucci fatti di diamanti non esistono! È impossibile! E tantomeno quelli che volano! Magari è stato un sogno! Vi dico di no! L'ho visto uscire dalla finestra! Non è la verità, Spot! È tutto molto sospetto! Forza, Spot! Confessa! Dove hai messo il ciuccio di diamanti? Non è stato, Spot! Dottie dice la verità! Sono le fantasy! E a quanto pare sanno qualcosa! Certo che lo sappiamo! Dottie ha avuto un incontro con il ciuccio di diamanti incantato! Vedete? Ve l'ho detto che era così! La leggenda racconta che il ciuccio di diamanti prende vita ogni 100 anni. E lui vive un fantasma dispettoso. Sono i cupcakes lo spaventano. Un ciuccio incantato? Sembra terribile! Vado a preparare molti cupcake. Calma, non c'è niente da temere. Qui c'è un bel mistero e il detective Cammy sta per risolverlo. Se il fantasma riappare, noi saremo insieme e non avremo nessuna paura. Continuo a non credere a una sola parola. I fantasmi non esistono e ve lo dimostrerò con questo travestimento. Ehi, non dormire! Su, svegliati! Guarda, ho portato bibite e dolcetti per proteggerci. Grazie, Connie. Ma no, non sono da mangiare, sono per spaventare il fantasma. Ma sono così deliziosi che non ho più paura. Dietro di me, vero? Aiuto! Oh no, a quanto pare i miei dolcetti non ne spaventano. Sono buonissimi. Ma il fantasma non doveva avere paura dei dolcetti? Ci hanno creduto! E a noi rimangono i dolcetti! Dovevate vedere la faccia di Dottie quando ha visto il ciuccio! Adesso è tutto molto chiaro! Con il trucco dei fantasmi volevano ottenere i dolci di Coney! Si meritano uno scherzetto! Bene! Vado alla valle a prenderne altri. Sì, per me alla fragola, grazie. E a me al cioccolato. Vado e torno. Adesso! Eccovi altri cupcake, fantasmi burloni. Battute dai cupcakes. Questa sì che è una leggenda. Ci perdonate? Era solo uno scherzo. Prendi, vi regalo il mio ciuccio di diamanti. Grazie tante. È stato molto divertente. Io adoro investigare. Altri dolcetti? Guarda che bella lacrima blu. Tutto pronto per la festa del tè.
Quanto manca per i dolcetti? Sono nel forno, tra qualche minuto sono pronti. Il mio nuovo servizio del tè piacerà a tutti. Non è meraviglioso? Eh? Ecco che arrivano. Gigi è già qui, andiamo! È ora di... Presto! Dobbiamo andare in campeggio. In un posto bellissimo con delle more enormi. Sì, andiamo in campagna! Ma io avevo preparato la festa del tè. Chiudi, togli i dolcetti dal forno. Andiamo in campeggio. Vedrai come sarà divertente, ti piacerà. A me non piace la campagna. Ai! Ehi, avete visto Cutie? È venuta perfetta! La fissiamo bene al terreno ed è fatto! Ma dove stai andando con tutte quelle cose? Ho preso solo le essenziali! Ma tutto quello non serve per la campagna! La mia bussola sì che è utile! Che assurdità! Lady! Gigi! Noi andiamo a raccogliere le more! Dai, Lady! Vedrai che sarà bello! Ah! Pan! Pan! Dove sei? Pan! Lady, dobbiamo andare con loro! Oh, guarda com'è grande! Oh? Scommetto che sono velenose! Io non le raccolgo! Ah! Avvisatemi quando avete finito! Non puoi dormire adesso! Dobbiamo rimanere in gruppo! È molto importante restare insieme per non perderci! Sei proprio incredibile! Lady! Ah! Ah! Lady, non avere paura. Io ho paura? Stavo solo cercando le more. Certo, dobbiamo andare. Si sta facendo buio. Conosco la strada e poi ho la mia bussola. Che fissazione la bussola. Io so trovare da sola la strada di casa. Che cos'è? Attenta, ah! Lady! Devo sempre fare tutto io. Wow, sei stata fantastica! Vieni! Da questa parte! No, non di là! Seguimi! Che fame! Darei il mio profumo per un delizioso dolcetto di Coney. Ho fame, quanto manca? Gigi! Lady! Grazie a te e alla tua bussola mi sono salvata. Sai, avevo davvero paura. E tu mi hai difeso con il tuo profumo. Alla fine siamo stati una bella squadra, no? Connie. Sì, ma adesso non so dove è Cutie. Finalmente! Cutie, Pan, siete formidabili! Alla fine la campagna non è così male! Sì! Grazie mille! Traduci cuccioli. Ve
sete. Lua racconta le migliori barzellette di tutta Valle Biberon. Davvero? Anch'io voglio ridere. Anch'io. Ma io non capisco niente. Neanche io. Noi vogliamo capire Lua. Calma, per favore. È il momento di interrogare la nostra indovina. Tina! Oh! Vi stavo aspettando. Come posso aiutarvi? Noi vorremmo... Non parlare. Vorremmo essere in grado di capire Lua. Voi volete capire Lua? Credo di avere quello che fa per voi. Questo no, questo neppure. Ah ah! Ecco qua! Il casco delle parole. Oh, che bel nome! E i cristalli sono veramente carini. Forza, proviamolo! Forza, Lua, racconta una barzelletta. Come si dice uno scontro tra due carrelli? Scontrino! È davvero forte! Oh, Lucy, lascia che rimanga con noi per il weekend. Sì, per favore, dai! Va bene, rimani. Perché il mare non si asciuga? Perché non ha l'accappatoio! È fortissima! Sono straordinarie! Oh. So fare anche altre cose! Guardate! Sono un marziano! Sono venuto a invadere il vostro pianeta! Attenzione, terrestri! Sono un robot! Bip, bip, bip! Adesso sono un uomo baffuto! Lua, giuro che sei la cosa più divertente che abbia mai visto. Visto che sei stata così brava, ti regalo un gelato di stella cadente. E io ti regalo questo per le bolle ballerine. Io ti regalo una pioggia di brillantini. Lua, 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 Lua. Lua, sono venuta a prenderti, dai, togliti il casco. Non voglio, devo fare lo spettacolo. Sono una star del cabaret. Che cosa sei tu? Ci piacerebbe rimanesse qualche giorno in più. È così divertente. Ma adesso deve tornare a casa. Oh, Lucy, dai, non fare così. Lasciala ancora un po'. Va bene, dai. Ricordati anche di me un pochino, d'accordo? Signori e signore, vi presento la superstar Lua. Brava, sì. Qualsiasi artista ha bisogno di riposarsi ogni tanto. Cosa ci fai qui? Ti aspetto all'albero. Stavo solo giocando. Andiamo, giocherai un'altra volta. Sì! Forte! Adesso ti vogliono solo nube di cotone. Bellissimo. Dov'è Lua? Dobbiamo trovarla! Ci deve dire come finisce la barzelletta! Non mi va più di fare queste cose! Voglio tornare a casa! Eccola lì! Lua! 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 Un'altra barzelletta! Per favore, il robot! Vieni qui! Lua! 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 Stai bene? Dimmi, c'è qualcosa che non va? Non voglio più dire le barzellette. Voglio tornare a casa con te. Oh, Lua, siamo state troppo insistenti, vero? Ma il fatto è che sei così divertente. Vorremmo passare tutto il giorno con te. Lascia che ti tolga il casco. Dice che tornerà un altro giorno. Adesso vuole solo andare a dormire. Lucy, tranquilla. Ti prometto che la prossima volta ci prenderemo molta cura di Lua. Cry babies magic tears, me love
parti. Crystal dice sempre che la sua casa è speciale. Beh, a me sembrano tutte uguali. Ciao, come va? Tu sai dove vive Crystal? Andiamo per una visita, perché non sta bene. Ma certo, andiamoci insieme. Casa sua è un po' più in alto. Ta-da! È bellissima! Ah, mi piace molto. È molto da Crystal. Ciao, Crystal è a casa. Crystal, come stai? Ti ho portato un regalo. Grazie. Anche se a dire il vero, non mi va molto di nuotare adesso. Fammi vedere come stai. Scotti molto. Con questo panno bagnato sulla fronte la febbre si abbasserà. Tum tum tum. Il cuore ti sta andando a mille battiti all'ora. Oh, quanti puntini rossi. Sembri un colabrodo. Bisogna farle un'iniezione. Oh, no, no, mi sento già meglio. Ehi! Ehi, ma cosa ci fa una scimmia laggiù? Eh? Una scimmia? Io non vedo nessuna scimmia. Oh, prendimi una noce di cocco da quella palma. Ho tanta sete, scimmietta. Mi dai un po' di cocco fresco? Senti di lì! Ma cosa fai? Scotta moltissimo. Sta delirando e ha la tosse. È la febbre delle nevi. Non preoccupatevi, tra due ore sarà tutto passato. Sta piovendo dentro casa. No, si sta sciogliendo il tetto. Oh, grazie, scimmietta. Crystal è troppo calda. Bisogna che guarisca o si scioglierà la casa. Ho già provato di tutto. Dobbiamo aspettare che le passi. Non allarmiamoci. Vado a prepararle un po' di tè. Sicuramente le farà molto bene. Avete altre idee? Non so cosa fare. E se neanche io so cosa fare. Proviamo a metterla seduta. E ci soffiamo tutte insieme? Che carina quella scimmietta. Ecco qua, un tè speciale che porta via tutti i mali. Grazie per il cocco, scimmietta. Il tè è troppo caldo. Bisogna raffreddare la casa subito. Oh, ho trovato! Lo uso sulla slitta per andare più veloce. Sembra che funzioni. No, non voglio salire sulla ruota panoramica adesso. Ho la nausea. Oh, la casa si scioglie anche con il ventilatore. Oh, che bella idea! Presto, dobbiamo coprire tutto l'iglu. Oh, come sono stanca. Mi fanno male persino le mie piccole corna. Oh, siete ancora qui? Grazie, mi sento meglio. Fammi controllare. Oh. Oh, finalmente la febbre si è abbassata. Ti faccio un massaggio. Vuoi un biscottino? Un racconto stellare? Non voglio dormire più, grazie. Ehi, ma tutto questo ghiaccio? Avevi la febbre così alta che la casa si stava sciogliendo. Così abbiamo rivestito la casa con dei cubi di ghiaccio. Un'idea di Snowy. Oh, siete geniali. Non solo mi avete curato, ma mi avete anche salvato la casa. Wow!
gusto. Oh, che caldo fa! Perché non venite qui? Si sta freschi! Noi non abbiamo mai caldo. La nostra nube ci mantiene al fresco. Mi sta venendo un'idea per aiutarvi col caldo. Fai presto, perché le mie idee invece stanno friggendo. Wow, il mio cupcake è diventato un gelato. La mia macchina no! Non è delizioso? Sì, però puzza un bel po' di piedi. Nella montagna fantasy mangiamo gelati fatti di oggetti e ci piacciono molto. Il mio è squisito. Fammelo assaggiare. È dolcissimo. Che buono. Me ne dai un po'? Un po' anche a me. Vediamo. Certo che è buono. Sa di cupcake e non di oggetti. Per la verità, io preferisco i gusti di oggetti. Va bene, non vi arrabbiate. Uniamo i miei cupcake con i vostri gelati. Ne ho fatti moltissimi. Credo che se li abbiniamo con questi oggetti, avremo dei gelati che piaceranno a tutti. Mi piacciono le tue idee. Cappella e fragola, capragola. Cioccolato e biberon, cioccoron. Pallone e vaniglia, palliglia. Questo gusto è molto originale. Ecco, ti rinfresca. Li chiameremo Fusione Fantasy. Andiamo. Prepariamo i gelati e portiamoli alla montagna. Scusate, vogliamo assaggiarli anche noi. Anche io. Anche me. Va bene, prepareremo gelati per tutti. Coney, c'è una sorpresa per te. Ecco, puoi guardare. Evviva! L'ho sistemato in modo da poter consegnare gelati a domicilio. Sì, gelati a tutta velocità. Fare i gelati. Gelati! Gelati freschi! Un cono per me, grazie. Proviamo il sapore di tamburo. Beh, sì, potremmo fare un gelato con... con questo! Che bello! Gelati! 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 Vado a fare snowboard. Bene, per ora ho finito. Questo non è il gusto che avevo chiesto. Me lo puoi cambiare? Un gelato a tre gusti. Quando mi fai il gelato? Ho caldo. Uff. Attenzione, ci serve. Cosa? Che succede qui? Beh, non ci sono più cose. Guarda, è rimasto quel frisbee. Fermati, dammi il frisbee. Torna indietro, voglio un altro gelato. Dammelo. Stai male? Cosa ti succede, Coney? Abbiamo esagerato chiedendo troppi gelati. Coney ha fatto tanto per tutti. Dobbiamo essere riconoscenti. Prepariamo una sorpresa. Ci aiutate? Mettiamo qui i nostri oggetti preferiti e... Fusione Fantasy! Trasformali in gelati! Wow! Belli! Che belli! Colori! Sono bellissimi! Fantastico! Quanti colori! Coney, questo è per te. È per ringraziarti. Sì! È il gelato più buono e rinfrescante del mondo! Fantasy Magic Tears! E qui ognuno può prendere il suo gelato! Sì. Com'è che non mi è venuto in mente prima? Sì! 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 Sì. 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 Io continuo a preferire gelati di oggetti. Mistero di Halloween.
Bene, adesso la zucca. Per favore. Va bene, non preoccuparti, ti aiuto io. A destra, però solo un pochino. Che cosa ti prende adesso? Un mostro! Va bene così? Sono nella direzione giusta? Dove devo colpire? Non si capisce una parola. Mi sembri un elefante con il raffreddore. Oh oh, non mi sento molto bene. Che cosa è successo? Per cominciare la festa di Halloween. Oh, c'è una zucca zombie! Vai piano, calmati. Non ti agitare così. Ah, ho capito. Dici che è Bonnie. Oh! Cosa ti è successo? Ti sei incastrata? No, non vuole uscire. Meglio che andiamo alla festa e ci facciamo aiutare. Anche se, comunque, la zucca è un costume perfetto per Halloween. Sei sicuro di non voler aspettare fino a domani? Oh! Aiuto! Il mostro è tornato! Non è un mostro. Dottie, se dai la mano a un mostro, lui te la può mordere. Non pensate di esagerare un pochino? Dove andate? Ma non è un mostro. È Bonnie. Guardate, il mostro sta piangendo. Da quando in qua piangono i mostri? Forse è vero che è Bonnie. Ve lo sto dicendo da un sacco di tempo. Ha la testa incastrata nella zucca. Oh, mi dispiace averti chiamato mostro. Ti aiuto io, non ti preoccupare. Ma non così, gli puoi fare male. Ci sono, potremmo mangiarci la zucca. La zucca cruda? Oh, che schifo. Dobbiamo provarci tutti insieme. Conto fino a tre. Uno, due, tre! Facciamolo un'altra volta! Finalmente liberi!
Un momento, mi sto occupando della luna. Wendy, mi aiuti ad uscire da qui? Avete visto i crateri della luna? Sembrano occhi, non vi pare? Lady! Lascia fare a me! Creditrice me ne intendo! Allora, se faccio così, poi così... Ai! Wendy, aiuto! Che cosa vi succede? Adesso vi libero io! Si parte! È divertente! Mi sembra di essere sulle giostre! Provo ad andare più veloce! Ops! Si è fatto un nodo enorme! Wendy, ci aiuti? C'è da sciogliere un nodo, solo un momento! Avete visto come sorride la luna? Wendy è la sua luna, è sempre tra le nuvole. Non si è accorta di niente. Non è una buona amica. Pensa solo a se stessa e non ci ha voluto aiutare. Puoi andare a cercare Missy? Io non so da che parte cominciare. Vuoi che ti aiuti a ripararlo? Sei capace? Non credo sia più difficile di un'equazione di astrofisica, sai? Il volante va qui sopra. Ma quella è una ruota. Già. La ruota va a terra. Ma quante sono le ruote? Quattro. Volete un aiuto? Sì, per favore. Ci penso io. Adesso metto questa al suo posto e poi questo pezzo dall'altra parte. Pensa tutto io, perché tra noi c'è una grande amicizia. Ta-dan! Nessun problema, vedete? Potete contare sempre su di me. Questo va così. E questo di qua. E questo? Hai bisogno d'aiuto? No, grazie. Ho quasi fatto. È venuto perfetto. E adesso vado ad aiutare la mia amica Lady. Ho bisogno di te per riparare la macchina, è terribile! Guarda come ha ridotto la staccionata! No! Lascia che lei raccolga! Ma è un disastro! Vuole aiutarci, però se continua così, finiremo in mezzo a un recinto o in una ruota! Qualcuno deve dire basta! Io voglio aiutarti! Non serve! Adesso basta, dobbiamo trovare una soluzione subito. Missy, avrei dovuto chiederti aiuto per sistemare le cose. Sono un disastro. Beh, per me è più facile. Ma se vuoi, possiamo fare le cose insieme. Non essere triste. Non sei un disastro. La tua specialità sono le stelle e noi dobbiamo imparare molto da te. È vero? Sì! Adesso ci penso io! No! Cry babies, magic tears. Mille avventure in un
salvataggio nel lago. Sentite che buon profumo. I fluidi del lago sono perfetti per fare i profumi. Ci metterai molto tempo? No, devo solo mettere del fluido nel mio vaso. Tutto qui. Questo no, neanche questo. No, non finiremo mai. Oh, il mio vaso! Oh. Lo riprenderemo. Ci metteremo una vita intera. È bellissimo studiare il sole. Il sole continua a splendere. Scrivi. Oh, che cos'è? Li vedi anche tu? Abbiamo qualcosa da fare ora. Tutti frutti! Oh no, si sta allontanando! Per fortuna ho la soluzione! Sì, come pensavo. È al centro del lago. Foxy, disegna una barca e usa i tuoi poteri. Sì! Andiamo a prendere il vaso. Wow, ottima idea. Mel, tu non sorridi. Non pensi sia una buona idea? Beh... No, lei non pensa sia una buona idea. Il vaso è lontano e la barca non mi sembra molto sicura. Ha ragione, vero. Sai come si superano le paure? Va a prendere il vaso, non accadrà nulla di brutto. Ma io non so nuotare! Non preoccuparti, non dovrai nuotare, ma remare! Ma perché mi trovo qui? Oh, sto affondando! Il vaso! Posso tornare indietro! Dov'è l'altro lago? Solo uno! Ma come? Aiuto! Sono in trappola! Mel ci sta chiamando! È troppo lontana, non riesco a leggerle la mente! State tranquilli, sta solo dicendo che ha trovato il vaso, no? Non penso sia solo questo! Vediamo! Perché gira su se stessa? È perché ho disegnato un solo remo? Oh no! Mel non può tornare! Rimarrà lì per sempre! Ed è tutta colpa mia! Pensa, Ella, pensa! Oh, ho un'idea! Foxy, disegna una corda! Ups! Ce l'ho! Una super canna da pesca! Sei sicura? Sì! Oh! Bene! No, non pensarci nemmeno. Pensa, Ella, pensa. Ci sono. Ho un'altra idea. Svuotiamo il lago. Non mi sento molto bene. La mia pancia. Forza, ci siamo quasi. Rimangono solo qualche centinaia di migliaia di litri da bere. È impossibile. Vediamo. Oh, idea! No, non funzionerà. E se... No. No, no, no. Non riesco a pensare a nulla. Scusa, Mel, se sono stata così testarda. Magic Tears, Sally! Cosa? Ho trovato! Creiamole un cammino! Forza, bebè! Usa la frutta per tornare a riva! Cosa? Non vorrà mica che usi la frutta per tornare a riva, giusto? Puoi farcela! Salvata. Ella, penso di non aver più paura. Comunque, Lady, guarda cosa ti ho portato. Con questo il profumo sarà perfetto. E vai, vediamo. Oh sì. Posso? Anch'io. Ne voglio assaggiare un po'. Ehi, l'avete bevuta tutta. Chi torna a prenderla? E là? Cry babies, cry babies, magic tears.
Che cosa fai? Sto controllando. E adesso? E ora? Che cosa vi prende? Che siamo un po' annoiate. Non possiamo fare qualche altra cosa? Ci sono. Proviamo a vedere cosa fanno nella valle. Cosa sarà quello? Ci sono dei fogli. E anche delle parole. È una scatola con le lettere. Guardate, sta trasportando dei giochi. Fammi vedere, fammi vedere. Vedo Lady, ha della pasta colorata. Che bello. Sono molto originali. Ehi, perché non andiamo da loro? Sì! Guarda, Lena! Ti va di insegnarci a fare le cose che fate qui? Che facciamo qui? Sì, a muovere le cose senza soffiare. A fare delle forme bellissime. E a giocare con la scatola delle lettere. Mi piacerebbe molto. Ma devo andare perché ho lasciato dei dolci nel forno. Tu sai cuocere al forno? Senza usare la magia? Possiamo vedere? Ma certo, sapete, io so fare di tutto. State parlando con Lena, l'influencer più famosa della valle. Potete vedere quello che so fare sul mio canale, Le cose di Lena. Potete imparare tutto quello che volete con i miei video. Mi segue molta gente. Ti seguono? Ma io qui non vedo nessuno. Aspettate, ha detto qualcosa di un canale. Forse bisogna metterlo nell'acqua. Ah, guardate, nuota come una troccola. Non credo sia il modo giusto. Un momento, voi non sapete bene le cose. Credo che funzioni come la scatola delle lettere. Fermati, non si fa così. Forse è una di quelle cose che si usa per giocare a palla. Ah, questo affare mi sta mordendo. Sta chiusa dentro quell'aggeggio. Esci fuori, Lena. Esci da qui. Aspettate, Lena sa ballare. Oh, guardate. Ciao amici, benvenuti al canale di Lena. Oggi ci divertiremo con un bel libro e un po' di magico slime. Io voglio quella pasta. E io la scatola con le lettere. Lasciatelo a me. No, a me. Dov'è andata? Deve essere qui dentro. Lena, ci sei? Sì, eccomi. Che cosa fate con il mio portatile? E dove sono i miei video? Li avete cancellati. Ci dispiace molto, Lena. Ma il mio canale, i miei follower. Io sono un influencer. Ho un'idea. Facciamo altri video tutti insieme, così puoi recuperare il canale. Tu ci devi solo insegnare a essere fluorescenti. Va bene, pronti? Azione! Ah! Non così, prendilo con l'altra mano. Oh. Stavo quasi per colpirti con quel muco gelato. Prendilo! Muco di fuoco! Muco gelato! Muco di fuoco! Muco gelato! Muco di fuoco! Vediamo allora, proviamo un po'. Si deve fare così. Adesso tocca a voi. Pronti e azione! Oh, che schifo! Non toccarmi! Il mio dito leccato ti segue! Non sarò più famosa! Non mi seguirà più nessuno per colpa vostra! Ehi! Ma che fissazione con il farti seguire! Non hai bisogno di milioni di amici sul canale! Tu hai noi! Che cosa vuoi di più? Non ti seguono? Ti seguiamo noi! Venite, seguiamo Lena! Avete ragione, ho qui accanto a me i migliori amici del mondo! Fantasy Magic Tears! Oh, wow! Wow! Sì! Yuppie! Seguiamo tutti Lena!
sola e il portale fantasy si aprirà! Sì! La previsione di Tina. Vedi? Sì, sì! Sto volando! Ah, ai! Oh no! Adesso sì! Ehi, oh? Fantasy! Ah, uffa! Sono venuta da voi per invitarvi a... Al tuo festival della poesia! Che bello! Ci andiamo volando! Ah! Non mi abituerò mai a questo mondo. Bobby non la pensa come te, eh? Sarà a casa, Tina. Sapevo che sareste passati. Avanti! Ai! Vieni, Bobby, batti 5. Domani io mi esibirò in una poesia cantata. Una poesia canterò e a tutti piacerà. Ma è obbligatorio andarci? Perché senza cantare io non potrei campare. Vedi? Anche io so fare le rime. No, ti manca un bel po' di pratica. Puoi dirmi se farà bel tempo, per favore? Certo, ma ho bisogno di concentrazione. 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 Eh? Oh no! Attenzione con l'acqua! Così si bagna tutto! L'acqua è pericolosa! Ah! Ha detto acqua! Oh no, andiamo! Oh! Ai! Se ti dicessi che il sole non ci sarà, ti direi una bugia, perché invece brillerà! Oh? Quanta fretta! Forse sarà agitata per l'esibizione. Quale mi sta meglio? Rosa o rosa chiaro? Rosa! Rosa chiaro! Il rosa non è originale! No, il rosa chiaro non è originale! Domani ci sarà il finimondo! Tina, nella sua sfera, ha visto molta acqua e che si bagnerà tutto! Un diluvio! Rita, andiamo volando! Ci sarà l'alluvione! Non possiamo lasciare la valle così su due piedi! Bisogna prepararsi l'inondazione! Beh, spero che tu abbia almeno una barca! Appunto! Costruiremo una barca gigante per tutti quanti! Calmi, la barca ci salverà dall'alluvione. E se piove molto faremo surf. Certo, però oggi era il giorno del mio recital e non vedevo l'ora di cantare le mie poesie. Mi piace la mia casa, non voglio lasciarla. Cosa mi succede? E perché siete in una vasca da bagno? Sarà il loro modo di fare festa. Le case, la pioggia, l'alluvione. Che alluvione? Nella tua sfera hai visto che c'era molta acqua e che si bagnerà tutto! Ma no! È stato Tini che ha rovesciato il biberon! Io ho detto che il sole sarebbe stato brillante! Davvero? Allora non ci sarà nessuna inondazione? Certo che no! Sì! Potrò cantare le mie poesie! Loretta è brava di sicuro, balla al ritmo di tamburo. Lady è una stella e brilla come quella. Dina è uno spasso e suona il clacson. Aiuto! Si sta arrivando! La tua poesia è speciale, ma il tuo canto è un po' così così. E alla fine sei riuscita a far piovere. Oh oh, che festa! Cry babies, magic tears. Mille avventure in un mondo magico scoprirai. Cry babies.
alla ricerca delle farfalle cuore. Ci sei? Sai, finalmente vedremo le farfalle cuore. L'episodio Dossier Cry di ieri sera è stato straordinario. Era sui dischi volanti marziani. Ciao! Dove sono gli altri? Vi avevo chiesto di essere puntuali. Ma tu sei sempre in ritardo. Va bene, ma questo è l'unico giorno dell'anno in cui ci sono le farfalle cuore. Non si può arrivare tardi in un caso come questo. Oh, pigiami nuovi! Fantastici! Foto, foto! Sono i nostri pigiami per le occasioni speciali. Dobbiamo fare presto o mi perderò il mio evento eccezionale. Coli, che ti succede? Ho perso il camper, non lo trovo più e Kao è lì dentro che mi aspetta. Mi dispiace, sicuramente qualcuno sulla montagna Fantasy può aiutarti a trovare il camper. Andiamo! Ma Pandi, tu conosci bene il bosco, devi aiutare i coali. Ma io voglio vedere le farfalle. Dai, su, Pandi! Oh, va bene. Se facciamo presto e ci dividiamo, forse riusciamo a vedere le farfalle e aiutare i coali. Concentrati, coali. Quando è stata l'ultima volta che hai visto il camper? Allora, mi ricordo. L'ho parcheggiato vicino agli alberi. Ma siamo in un bosco. Per favore, concentrati un po' di più. Scusate, non ho fatto colazione. Ehi, Nala, qui ci sono delle mele. Fantastico! È l'ora del picnic. Tiramene un po'. Ai! Ho trovato il cioccio di diamanti. Cammy, raccontami qualcos'altro sui marziani. Non voglio sporcare il mio pigiama nuovo. Bene, i marziani si muovevano e facevano rumori strani. E come hanno fatto a trovare i marziani? Trovare i loro dischi volanti è super facile. Lasciano dei segni sulla terra come questi. E hanno delle luci accecanti come quelle. E poi di solito si nascondono in mezzo al bosco come questo! I marziani! Attenzione! Perché correte? Povero Kao! Dove sarà finito? Alla fine non riuscirò a vedere le farfalle cuore! I marziani! Nascondetevi! Presto! Scappiamo! No! Il mio pigiama speciale! Va bene, basta! Ora non cerco più niente! Ma Pandi, forse i marziani hanno anche Kao! Quali marziani? No, no e no! Ho tentato di dare una mano, ma voi non mi prendete sul serio! Vado a vedere le farfalle cuore! Nala ha fame! Gigi vuole fare il picnic e adesso i marziani! Volevo aiutare! Davvero! Ma hanno sempre la testa tra le nuvole! Oh, eccole là! Le farfalle cuore sono dietro a quella collinetta! Pan? Pan? Ah! Pan, mi hai spaventato! Il camper di coali! Povero Kao, chissà che spavento! Ma siamo così vicino alle farfalle! Non so cosa fare! A me non fanno paura i marziani! Io ho corso perché correvate anche voi! I marziani! Kao! Oh? Come hai fatto ad arrivare qui? Pandi! Hai trovato tu, Kao! Ma... e le tue farfalle? Kao e tu siete più importanti per me. Ti voglio tanto bene! Sono le tue farfalle cuore! Oh, ma certo! Perché non ci ho pensato prima? A loro piace andare nella luce! Ah.
buon pesce d'aprile. Buongiorno, Mika. Dammelo. Dai, dammi. Lascialo, Mika, per favore. Ma certo, oggi è il giorno del pesce d'aprile. Bene, non ho nessuna intenzione di cascarci. Quest'anno investigherò a fondo e nessuno mi ingannerà. Un mostro! Ciao, Mika, guarda cos'ho. Oh, che bello! Ti piace? È una scupitomacqua. Puoi sentire il profumo? Sì, sì. Che nome strano, però. Buon pesce d'aprile! Oh, no! Non volevo ricevere nessuno scherzo. Cammy, eh? Ti voglio offrire un tè rilassante. Così starei meglio. Va bene, però se è un altro scherzo, guarda che non ho intenzione di cascarci. Ti piacerà. Ha un ottimo profumo. Ci scambiamo la tazza? Non si sa mai. Ma certo. Basta che ti siedi. Siediti e goditi il tè. Buon pesce d'aprile! Adesso basta. Non posso fidarmi di nessuno. Dovrò andare nel bosco per stare un po' da sola e in pace. Guarda che scherzo è venuto in mente a Lucy e Lua. Non siamo al sicuro neanche qui. È impossibile sapere che scherzi ci aspettano. Però conosco qualcuno che ci può dare qualche indizio. Oh! Tina, per favore, abbiamo bisogno di sapere quali scherzi ci stanno per fare. Puoi vederlo nella scatola del destino. Destino? Fa vedere. Buon pesce d'aprile. Scusa, scusa. Non ho resistito. Scusa, scusa, non ho resistito. Per favore, dimmi solo quanti scherzi mi faranno ancora. Bene, solo uno, ma non lo vedo bene. So solo che ha a che vedere con dei palloni. Palloni, faremo attenzione. Grazie, andiamo, Mika. Ah, un pallone, questa volta non ci caschiamo. Peccato! Ehi, mi hai fatto scoppiare la mia bolla gigante! Corri, Mika, corri! Dove corri? Ti prendo! Lì, lì, un altro pallone! Il mondo è mio! Mio! Ti ho scoperto! Ah, vai! Volete giocare? Il mondo può essere vostro! Impossibile! Siamo in una missione segreta! Eh? Adesso sì che ci siamo! Quelli sono per gli scherzi! Siamo a carnevale? Andiamo! Perfetto! Scherzo bloccato! Sorpresa! Buon compleanno, Wendy! Ma che cosa hai fatto? Voi volevate fare uno scherzo a noi, no? Oh, grazie tante! Non me lo aspettavo! Oh, cos'è successo? Cammy, hai rovinato il compleanno! Io volevo un compleanno con i palloncini! Pensavo fossero per uno scherzo! Non volevo rovinare la tua festa! Ti prometto che non mi dimenticherò mai più che il tuo compleanno è il giorno del pesce d'aprile! Non è niente! Sono solo palloncini! Ciuccio dorato! Questo è il miglior compleanno della mia vita! Vorrei dire il miglior pesce d'aprile della tua vita! Eh? L'avventura in un mondo magico scoprirai. Fry Baby.
regali in anticipo. Ciao ciao! Ehi, mancano pochi giorni a Natale. Dobbiamo fare presto, abbiamo ancora un sacco di cose da fare. Deve essere tutto perfetto. Come vanno quei fiori? Eccezionale! E pensi di farcela con due mani? Ma certo! Guarda, ti sorprenderò! Ta-da! Va bene, meglio che continui con una mano. Però fai presto! Che bello, come viene bene! Grazie, ma c'è ancora molto da fare! Non dimenticatevi di scrivere le letterine di Natale! Piano, piano! Adesso siamo occupate! Va bene! Dai, Lea, mancano le luci! Vieni, Coney! Ti faccio vedere una cosa! Vedi? Sì! È il calendario dell'avvento! Ogni finestrella è un giorno con dentro un regalino magico! Mancano solo due finestrelle! Questo vuol dire... Che mancano solo due giorni a Natale! Quindi è già ora di scrivere le lettere! Vado a dirlo a tutti quanti! Op. Finalmente! L'ultimo! Se hai finito puoi aiutarmi con le palle di Natale! Vuoi le palle di Natale? Prendi questa! Oh. Ehi, smetti! La neve non è una decorazione natalizia! Perché comandi tu? Adesso comando io! Lea, metti la neve nelle corone! Ehi, mancano solo due giorni al Natale! Avete già spedito le lettere dei regali? Divertente! Regali! Sì! Oh, ho dormito per due giorni. È già Natale! Tutti a casa mia! Buongiorno. Buongiorno. Oh no, non ci sono i regali. Con questa confusione mi sono dimenticata di scrivere la lettera. Anche io. E anch'io. Se non avessimo discusso, avremmo scritto le lettere. È il Natale peggiore della mia vita. No, senza regali. Io vi ho avvisato quando ho inviato la mia, ma non mi avete ascoltato. Allora tu hai un regalo. E dov'è? Qual è? Non si vede. È speciale. Speciale? Lo voglio anch'io. Forse è molto piccolo. Qui non c'è nessun regalo. Perché sei così contenta se il tuo regalo non c'è? Sì che c'è, ma voi non lo vedete. Ho chiesto che fossimo qui tutti insieme senza litigare. Questo è il Natale. Oh, sei la migliore amica di tutto il mondo. Ma dove avete preso questi regali? Cosa? Davvero? Avete aperto nel calendario le ultime due finestrelle che mancavano? Ah! Allora oggi non è già Natale! È domani! E se è domani possiamo ancora scrivere le letterine! Regali! Beh, io chiedo la stessa cosa di Coney, di stare sempre insieme! Anche io! Anche io! Oh? Ma sì! Anche io come regalo voglio chiedere di rimanere sempre insieme! Aventure in un mondo
sei fatto male, mio caro fiorellino? Ti sei fatto male, mio caro fiorellino? Cosa succede? Dina mi prende sempre in giro. Ma tu non cambi mai. Tutto il giorno con il tuo fiorellino. Ammettilo, non puoi vivere senza di lui. Beh, e allora tu con la tua trombetta e il tuo scudo? Non è lo stesso. La mia trombetta è più divertente e il mio scudo si illumina. E poi io posso vivere benissimo senza di loro. Non come te e il tuo fiore. Oh, sì, anche io posso vivere senza il mio fiore. Va bene, perché allora non fate una prova? Queste sono le regole. Per una settimana, Risi e Didi controlleranno i vostri oggetti per vedere se siete capaci di vivere senza di loro. Chi resiste di più vince la gara! Se vince Rosy, avrà la mia bacchetta per bolle. E io darò il mio pretzel a Dina se vince lei. Ho una visione. Il vincitore sarà chi non perde e il perdente sarà chi non riuscirà a vincere. Oh, ma è incredibile! Ha fatto una magia! La gara abbia inizio! Primo giorno senza oggetti. Ciao, alberello! Cosa mi racconti? Oh, il mio fiore era più simpatico. Ah, un arbusto! Come va? Che silenzio che c'è in giro! Non sono proprio capace di urlare. Sarebbe tutto molto più divertente se avessi la mia trombetta. Ciao, come ti va? Ti mancano i tuoi oggetti, vero? A me i miei per niente. Di che oggetti stai parlando? Figurati, non mi ricordo né fiori, né corni, né altro. Ah, perfetto! Continuiamo allora, no? Ma certo, Dina! Sono contenta di averti visto! Mi domando cosa starà facendo il mio fiore. La sera gli leggevo sempre una favola. Se non suono una ninna nanna con la mia trombetta preferita, non riesco a dormire. Secondo giorno senza oggetti! Ciao! Come vanno le cose? Oggi fa caldo, vero? Ciao! Dina, cosa ci fai qui? Niente, passavo da queste parti e ho pensato. Vediamo cosa fanno Risi e Didi. Ah, beh, anche io! A proposito, vi dispiace se do un'occhiata alla mia trombetta? Oh, sì, visto che ci sono, anche io! Non possiamo andare avanti così! Non mi importa vincere questa gara sciocca! Voglio il mio fiore e i miei corni luminosi! E io la mia trombetta e il mio scudo! Ci serve un piano! La nostra missione è entrare nella tana e riprenderci tutte le nostre cose! Sì, ma come possiamo fare? Io mi travesto da fattorino che consegna le pizze e porto a Risi e Didi una pizza così buona che non potranno resistere. Intanto tu approfitti della loro distrazione. Apri il cofanetto e prendi i nostri oggetti. È un piano perfetto. Oh! Ma è vuoto! Ah! Restituitemi il mio fiore e la pizza! Io ho bisogno dei miei oggetti magici! Oh! Non possiamo vivere senza di loro! Oh. In fondo ci assomigliamo molto! Sì, non possiamo vivere senza le cose che ci rendono felici! Nessuno. È vero. Jenna! Cry babies, cry babies magic tears. Mille avventure in un mondo magico scoprirai. Cry babies fantasy. Le Olimpiadi fantasy. Sì!
Finalmente sono arrivate le Olimpiadi Fantasy! Salutiamo i concorrenti che si batteranno per vincere il magnifico, grande ciuccio di diamanti! Fantastico! Bene! Eccezionale! Fantasy! Oh. Oh. Ed ecco che arriva Dreamy, la vincitrice di tutte le edizioni precedenti! Dreamy! Dreamy! Si avvicina insieme alla sua simpatica allenatrice Dina! Cosa faccio? Il salto della stella! Ancora non mi riesce bene! Dai, vedrai come sarà divertente! Quasi! È stato carino! Dai, provaci un'altra volta! Ti verrà senz'altro meglio! No! Non vincerò il ciuccio di diamanti se tutti si aspettano che lo faccia! Dovresti cercare di divertirti di più! Questa è l'unica cosa che ti importa, il divertimento! È perché se non ti diverti e non stai bene, non vincerai mai! Cerco solo di aiutarti! Beh, così non lo fai! E se pensi che sia così facile, fallo tu e vinci! Sta per cominciare la prima prova! Gara di salto della nube! Che bello! Pronti? Partenza! Oh, sembra che ci sia una nuova concorrente! Tutti quanti diamo il benvenuto a Dina! Ciao! Dov'ero? Ah sì! Via! Ah, è facilissimo! Vedi, al pubblico piace divertirsi! Oh? Incredibile! Dreamy ha appena battuto il record! Vedi, questo sì che è divertente! Qualcuno può aiutarmi? Seconda prova! Lancio di oggetti sorpresa! Sì! 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 Evviva! Ai! Jenna, tocca a te! Oh. Ottimo! Fuori! Oh no! Ai! Il tipico lancio di Dreamy! Questo significa divertirsi! I concorrenti sono a pari merito e si giocano tutto nell'ultima prova! Il salto dei funghi! Pronti? Partenza! Via! Oh! Ai! Cosa succede? Bene, andiamo avanti con la gara! Adesso tocca a Dina! Dai, alzati, è divertente! Hai imbrogliato! Io? E allora tu? Imbrogli alle Olimpiadi Fantasy? È inaudito! È una vera vergogna! Adesso organizzeremo una gara nella quale nessuno possa imbrogliare! Chi raggiunge il trofeo del grande albero senza usare i suoi poteri vince! Ci sono quasi! Attenzione! No, tu fai attenzione! Mi mancava divertirmi un po' con te! Anche a me! Gareggiare è molto stressante! Ehi, mi è venuta un'idea! Attenti tutti quanti! Pare che stia per provare il salto stella! Tu puoi farcela! Incredibile! È stato il salto più divertente che si sia mai visto! Sì! Bello! Fantasy Magic Tears! Bellissimo! Wow, fantastico! Evviva!
meraviglioso caso di Cammy. Cammy! Cammy! Dove sei? Ciao! Ah! Accidenti, sei sempre la stessa! Scusa, è che mi diverto molto a vedere le vostre facce. Cosa succede? Non troviamo Lady e Lulu è molto triste. Non sappiamo più dove cercare. Questo è proprio un caso per la detective Cammy. Di qua, di qua. Sembra che sia... È zucchero filato. Come mai davanti alla casa di Lady? Questo può voler dire solo una cosa. Che Lady è alla fiera! No, Lucy. Cotone. Nuvole. È sulla montagna Fantasy. Andiamo! Cuore alato, voglio andare all'altro lato. Un passo qua, un passo là, e il portale Fantasy si aprirà! Yuhu! Fantasma. È bellissimo! Aspetta, dobbiamo cercare Lady. Sarà meglio non attirare l'attenzione. Ehi, così non vale. Io non so come si fa. È il mondo fantasy. Puoi fare quello che vuoi. Che fame! Profumano proprio come quelli della valle. Quelli della valle sono i più buoni. Spero che questi siano uguali. Li assaggio. Aspetta, manca quello che profuma tanto e dobbiamo tostarlo. Della valle. Più buoni? Tostarlo. Lady! Hanno trasformato Lady in uno zucchero filato! E stanno per mangiarsela! Dobbiamo trovarla subito. Il dolce sarà buonissimo quando ci metteremo i lamponi. Lady, sei qui? Lady? Lady? Lady, sei lì! Lady! Lady, sei un albero! Lady, sei tu! Oh no! Dimmi che non sei tu, Lady! Ciao, come va? Che maleducazione! È probabile che Lady sia alla fiera. No, Lucy, Lady è qui. Quale di queste parti è Lady? No, per favore, non trasformateci in zucchero filato. Non abbiamo un buon sapore. Ma di che parlate? Sappiamo tutto. Avete rapito Lady e l'avete trasformata in zucchero filato per mangiarvela. Ma veramente credete che vi mangiamo? Beh, insomma, vi abbiamo sentito dire che quelli della valle sono più buoni. E che vi mancava quello che profuma più di tutti. Parlavamo di lamponi. Qui non ci sono lamponi buoni come quelli della valle. Oh, accidenti! Pensavamo che mangiaste i bambini. Però, ancora, non sappiamo dove si trova Lady. Calma, sappiamo come fare. Lady! Lady! Coney, hai visto Lady? Lady! Lady, dove sei? Riesco a vedere solo delle macchie rosa a casa sua. Ma certo, caramelle! Scommetto il mio ciuccio d'oro che è andata alla fiera. Adora mangiare qualcosa di dolce sulla ruota panoramica. Guarda, eccola là! Lo sapevo! L'abbiamo trovata, Lulu! Fantasy Magic Tears! Dai, andiamo a prenderla! Wow, il cielo è davvero incredibile! Che peccato non potermelo godere insieme a Lulu! Si perde sempre! Cosa ci posso fare? Mille avventure in un mondo magico scoprirai. Cry babies, fantasy,
Oh, Dina, è la solita burlona. La sfera di Tina è eccezionale. Pare che oggi sia una giornata buona. Ah, ma guarda un po'! Abbiamo una visita turistica. Vedete, questo è il geyser. Io devo sorvegliarlo tutti i giorni. Perché? Perché il geyser è collegato alla fontana delle Magic Tears. Se dovesse succedere qualcosa al geyser, la fontana magica si fermerebbe e la montagna fantasy sparirebbe. Ve lo immaginate? Wow! Sarebbe una catastrofe! Sei molto importante! Eh sì, seguitemi! Poi se volete vi faccio un autografo! Azzurra luna! Con azzurro nuvola e blu scuro con... Lampo fragola! Che simpatia! Salto del gelato! Ehi! Stai per battere il record! 1, 2, 3! Attenzione! Non è niente! Lo pulisco io con... Oh! Il super aspiratore di Missy! No, Bruni! Quell'apparecchio è super potente! Ti ricordi l'ultima volta che... Tranquilla! Lo controllo benissimo! Guarda cosa hai fatto! Andate a giocare da un'altra parte, d'accordo? È vero! Prendete questa palla! Andiamo a giocare da un'altra parte. Oh! Cosa è successo? La fontana non funziona più. Oh! La mia sfera ha smesso di funzionare. Guardate qui, è come se la fontana fosse otturata. Forse se provo a metterci un dito. Ma se fosse un danno molto serio, Dina ci avviserebbe con la sua trombetta. Attenzione, attenzione! Sta per succedere qualcosa. Il mio braccio! Mi si è incastrato! Bruni! Ci serve un aiuto! Accidenti! Ma cosa avete fatto? Sono incastrata! È come se qualcuno stesse tirando dall'altra parte! Rima e Curni hanno bloccato il geyser con la palla! Cosa? Avete combinato un altro pasticcio! E ora come si fa? Non possiamo lasciare Jessie così! Ci sono! Trasformiamo la fontana in gelato e il braccio sarà libero! Bella idea! Non ha funzionato! È buono, vero? Sono ancora incastrata! Va bene, va bene! Proviamo a tirare con molta forza! Ho un'idea! Aspetta, Bruni, non andartene! Montagna Fantasy sta scomparendo! Ho la soluzione! Il super aspiratore! È quasi scomparsa, ma la cosa più importante è che tu ci hai salvato. Guardate, tutto sta ricomparendo. La fontana funziona di nuovo. La mia casa. Grazie mille. Tutto funziona perfettamente. Grazie a me che sorveglio sempre. Sei eccezionale. Cry babies, Magic Tears. Mille avventure in un mondo magico.
i miei poteri. Vedete? Guardate che nuvola strana ho trovato! Nuvola strana gelato! Accidenti! Voglio assaggiarla! Oh! Attenzione, Bruni! Oh no! Non sai nuotare! Aspetta, arrivo! Oh. No, Rima! Aiuto! Che il tempo si fermi! Che continui! Come sei agile! Mi piacerebbe non essere così maldestra! Beh, non ne hai bisogno! Tu sai fermare il tempo! Mi piacerebbe essere come te! Che cosa succede? La nuvola si sta sciogliendo! A proposito, Tina ci aveva detto di non giocare con le nuvole! Hanno poteri magici! Bah, storie di Tina! Buonanotte, Rim! Sogna un trampolino di arcobaleno! Opla! Non c'è niente come il mio letto! Oh. Buongiorno, Blu! Rim? E i miei capelli rosa? E questa voce? Questa non è casa mia! E io non sono io! Oh, il mio corpo si è scambiato con quello di Dreamy! E adesso dov'è il mio? Aspetta, cosa vuol dire Dreamy e Bruni? Tina, è terribile! Io sono Bruni! E io Dreamy! Non può essere! Come mai vi siete scambiati i corpi? E perché non l'ho previsto? Ieri le ho detto che volevo essere come lei! E io come lei! Solo perché avete detto voglio essere come te? Allora io potrei diventare un cuscino! Hanno congelato una nuvola! Vi avevo detto di non giocare con le nuvole perché... Perché hanno i poteri magici. Io vado a indagare. E quindi intanto... Dovremo vivere una con il corpo dell'altra? Ciao, prendi Dreamy. So che ti piacciono i pretzel. Ehi, no! Dreamy sono io! Non ci credi? Guarda! Pretzel gelati! Eh? E ho perso anche il mio potere di fare i gelati! Questo è mio. Allora vuol dire che posso farli io? Oh, è un po' piccolino. Non capisco niente di quello che... Ho fermato il tempo per un secondo! Dobbiamo esercitarci. Andiamo! Oh, cosa succede? Un momento, e i miei pretzel? 6, 7, 8, 9... E 10! Ti ho visto! È stato molto facile! Bruni, ti sei fatta male? Non sono Bruni, sono Dreamy! E questo corpo maldestro è di Bruni! Oh. Oh. Opla! Il mio corpo sa fare quelle cose! Wow, incredibile! Io prima ci riuscivo! Adoro essere così agile! Allora, io so come farvi tornare nei vostri corpi! Dovete mettervi sotto la nuvola, prendervi le mani e dire... Ogni fantasy deve tornare al suo posto e riprendere ora il corpo giusto! Perfetto! Voglio tornare subito nel mio corpo! Però... mi dispiace, Dreamy. Non voglio tornare a essere maldestra. Hop, hop! Yuhuu! Bruni, hop. Aspetta! Devo parlarti! Ai! Oh no! Che caduta! Prendi! Con un po' di gelato ti passa tutto! Per favore, Bruni, ridammi il mio corpo! Va bene, te lo restituisco. Io sono abituata a essere maldestra. Scusa se sono stata egoista. A me piaci come sei, la migliore amica del mondo. Ogni fantasy deve tornare al suo posto e riprendere ora il corpo giusto! Oh! Adesso sono proprio io! Anche io ho sentito la tua mancanza! Fantasy Magic Tears! Wow! Sto volando davvero! Anche io sto volando! L'agilità è contagiosa! Mi piacerebbe essere come te!